Regalare un sorriso e un momento di gioia ai più piccoli ricoverati presso il reparto di pediatria dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Un gesto di profonda umanità per alleviare le sofferenze rispettando però le tradizioni. Questo è il significato vero della Befana dei Vigili del Fuoco per i bambini del nosocomio aquilano, edizione 2011. Un'epifania speciale con una Befana quest'anno non troppo anziana, che è stata particolarmente generosa. Una calza piena dei classici doni del periodo natalizio per tutti i più piccoli. L'emozione è sempre forte perché i bambini ce l'abbiamo tutti, quindi questo pensiero comunque ci va e ci fa sempre piacere ripetere questa esperienza toccante, veramente toccante, perché insomma fa piacere non solo portare soccorso quando è necessario, ma anche magari allietare qualche momento anche non proprio piacevole dei bambini che sono qui ricoverati, insomma. In fondo il senso vero e più nascosto delle festività natalizie è quello di riavvicinare la gente ai valori dell'umanità, appannati dalla quotidianità della vita. È così allora che fare visita a persone meno fortunate assume un valore unico, davvero prezioso. Presidente Cordeschi, torna anche quest'anno la tanto attesa Befana nel reparto di pediatria dell'ospedale dell'Aquila. Sì, ormai è una consuetudine che noi abbiamo istituito, sono già 6 anni, per cui speriamo che continui sempre così, augurandoci però che non ci siano mai bambini ricoverati. Purtroppo la vita è fatta in questo modo. Un appuntamento al quale la direzione dell'ASLA dell'Aquila tiene in maniera particolare, come sottolineato dal dirigente medico, la dottoressa Gentile. Noi siamo grati all'istituzione qua dei Vigili del Fuoco perché tutti gli anni vengono a rallegrare la giornata della Befana per i bambini che sono ricoverati. Purtroppo, come avete visto, ci sono dei bambini che hanno delle patologie che li costringono a letto e che quindi magari non possono neanche aprire con gioia il giocattolo, il pacco, ma sicuramente man mano che staranno bene loro saranno contenti di questa iniziativa. Il reparto è un vero centro di eccellenza che ospita molti pazienti provenienti anche da fuori regione. Veramente questo pronto soccorso abbiamo visto che è stato molto gradito, se così si può dire, all'utenza. Abbiamo aperto la struttura dal mese di maggio e sono stati visti 3.500 bambini fino al 31 di dicembre. Ovviamente l'ambiente è molto accogliente, quindi il bambino per fortuna quando entra, anche se entrano per patologie, però si trovano in un ambiente gradevole che riduce un pochino lo stress dell'ospedale.